Va bene, allora, adesso dunque parliamo un po' della destra. No, adesso ci occupiamo, adesso facciamo solo la sinistra. Facciamo tutto sinistra. Adesso andiamo giù, proprio duro, con la sinistra. Posso dire una cosa, eh? No. Spiego. Ministro Brunetta. La sinistra? No, ministro. La sinistra? No, ma non è posso dire una cosa? Sì. Mi fa un po' schifo? L'ha già dichiarato, guardi, ministro. No, non la sopporto. Sì. Posso dire una cosa sulla sinistra? Sì, ma non era previsto questo punto. Mi fa decisamente cagare. Ma non guardi, non insulto. È gergal scherzoso. No, è un insulto. Se si può evitare. Dire? No, ma... la sinistra puzza. Guardi, per favore. Può non insultare, sento brutto odore. Ma guardi, lasci stare gli insulti. Posso dire a sinistra? Sinistra? Sì. Schifo. Basta, ministro. L'ha già detto. L'ha già detto. Sinistra? No, Fede. No, la prego. Moderiamo. Sinistra? Cosa... No, no, non faccia questa, la prego, non faccia gestare. Stavo facendo Michael Jackson. Ah, no, non è vero, non stavo facendo. L'imitazione di Michael Jackson. No, guardi, no, no. Non mi fanno fare le riforme, sono 3 anni che voglio fare le riforme. Infatti. Ho studiato Michael Jackson. Ah, sinistra? No, si fermi, per favore. La vista è la mia sinistra. Cosa? La vista è la sua sinistra. La mia sinistra? Volevo dire la mia Venezia. La sua Venezia, cosa la vista. Cos'ha? La vista è la mia Venezia. Sì. Gestita dalla sinistra, stolto, la smetta, ma non mi interrompa. Ma io non la sto interrompendo. La smetta, la smetta, è maleducato. È lei che si è iniziato male. No, guardi, è iniziato molto male. È lei che si è iniziato. Non la smetta. Posso dire una cosa? Sì. Lei mi è antipatico. Guardi anche lei, ministro. Bene, allora siamo in 4. No, semmai siamo in 2. Siamo in 4, io, lei e i miei 2 coglioni, capito? No, siamo in 4. Per favore, non insulti. La vista. Cosa c'ha Venezia? Cosa c'è? L'ha vista la mia Venezia? Ma cosa? Ha visto la sinistra come la gestisce? Ma come la gestisce? Che è tutta allagata? Ma no, ministro, no. È la quarta quella, su. Lei sa cosa vuol dire quando c'è la quarta Venezia? Un piccolo disagio. No, cretino, non ci tocco! Dunque, allora, la sinistra l'ho fatta adesso, no? No, ma no, l'ha fatta Brunetta. Ah, no, non era... No, non vale. Il PD, come fa opposizione il PD? Glielo chiedono. Scusa, per favore, ti puoi dimettere? Cosa hai detto? No, niente, mi ha spinto la Bindi, mi ha dato una... Ma... No, è che per esempio il PD a Napoli si è quasi estinto. Avete visto? È strano, perché nel mondo animale le specie che si estinguono quando non si adattano all'ambiente. Invece il PD a Napoli si è estinto forse perché si è adattato troppo all'ambiente, non lo so. Non lo so. Anche dove è andata bene c'è stato dello smarrimento, eh. Fassino ha stravinto, ma non riesce ancora a crederci. È dichiarato davvero vinto. Sì, stai tranquillo, vai bene. Sei sicuro? Ma anche se sono del PD? Sì, dai, che ti portiamo un po' in trionfo. L'hanno portato in trionfo, no? Fassino, vai, vai. L'hanno tirato in aria. Cazzo, non è ancora sceso. C'era una corrente a getto, sai, col vento nuovo del PD? L'hanno trovato in Liguria. No, e poi c'è il nuovo... E poi c'è Matteo Renzi. Matteo Renzi è quello che vuole rottamare tutti quelli del PD al di sopra dei 15 anni. Matteo Renzi. Che la cosa più di sinistra che ha fatto nella sua carriera è stato mettere un lucchetto dell'amore a Ponte Vecchio, no? No, è bellissimo. Matteo Renzi è perfetto, è simpatico, è giovane, è brillante. Si presenta, no? Salve, sono Matteo Renzi. Sono Matteo Renzi. Salve. Salve, sono Matteo Renzi. Salve, salve. Salve, sono Matteo Renzi. Salve. Sono Matteo Renzi, salve. Salve, sono Matteo Renzi. Salve. Salve, sono Matteo Renzi, sono il niente che avanza. Certe volte un avanzo nemmeno, sono il niente immobile. Salve. Sono Matteo Renzi, sono giovane. Salve, sono Matteo Renzi. Sono così giovane che a Firenze, davanti al Davide Michelangelo, ho fatto scrivere tronista rinascimentale. Salve. Veltroni è vecchio, Fassino è vecchio. D'Alema è vecchio, chi vedo io come leader del PD? Zac Efron, quello dell'High School Musical. Salve, sono Matteo Renzi.
Salve, sono Matteo Renzi. Sono andato dal Napolitano ieri, oh, me lo immaginavo più giovane. Invecchiato. Brutto. C'è dei nei qua. Proprio brutto. Ma io come Presidente della Repubblica ci vedrei molto bene NEC. Salve, salve. Salve, sono Matteo Renzi. Sono andato ad Arcole, mi sono presentato e ho detto salve, sono Matteo Renzi, sono un quarantenne che parla come un ventenne, si veste come un decenne. Lui mi ha risposto salve, sono Silvio, sono un ottantenne che si trucca da quarantenne e tromba come un ventenne con una sedicenne. Cazzarola, che mi fai? Salve, 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 sono Matteo Renzi, sono giovane e sono avanti. Salve, sono Matteo Renzi e sono così avanti che a momenti faccio il sindaco di Pistoia. Salve! Salve, sono Matteo Renzi, sono così avanti che ieri la mia ombra ha urlato «Oh Grullo, ma aspetti, per favore!» Salve, sono Matteo Renzi, sono un nuovo che avanza. L'avevo già detto, cazzo ne so, sono arrivato adesso io. Adesso invece devo farvi lavorare un attimo. Devo farvi lavorare perché è arrivato il momento del leader vero del PD. Che Bersani, no? Bersani, voi sapete che io lo rappresento Bersani come la tragedia greca, no? Ora, di solito per far Bersani io usavo un coro di 15 ragazzi, tutti di 20 anni, facevano il coro. Però siccome votano tutti il Movimento 5 Stelle, sono rimasto senza. Quindi vi dispiace se vi faccio fare il coro a voi. C'è già la luce in sala, me lo fai vedere. Mi provate a dire, ecco, c'è anche gente sopra, ragazzi. Ciao amici, sono muti, fanno solo così. Ciao. Scusate, provate a dire tutti insieme, per favore, facciamo finta. Ciao Pier, come va? Ciao Pier, come va? Spettacolo, siete bravissimi. Okay. Adesso proviamo qualcosa di un po' più complicatiello. Provate a dire, dalle valli di Tebe e di Sparta risuona il furore di Zeus. Vai. Dalle valli di Tebe e di Sparta risuona il furore di Zeus. Spettacolo, siete troppo bravi. Proviamo con qualcosa di diverso. Provate a dire, 33 satrapi truci entrarono in Tracia trotterellando. Vai. Siete tutti del PD, andate ognuno per i fatti vostri, è così. Va bene, ok. No, allora, va bene, grazie. Abbassiamo le luci. Allora, facciamo così. Rendiamoci la vita più semplice, meno complicata. A un certo punto voi vedrete comparire una scritta dietro inequivocabile. Facilissima, chiarissima. Vedrete che vi verrà proprio dal cuore, ok? Creiamo l'atmosfera per la tragedia greca. Ce l'abbiamo un teatro greco? Ce l'abbiamo l'immagine di un teatro greco? Ecco, bellissimo. Adesso avrei bisogno di un sertanino. Una parrucchetta. Ragazzi, Sciampassi, siamo mica qui a tagliare i bordi ai toast, ragazzi. Perché Bersani è un maestro zen, lui. Cioè lui ha delle metafore che sono bellissime, no? Quando è andato da Santoro, da Santoro aveva detto: oh ragazzi, se piove, piove per tutti. Porco boia, ragazzi. Porco boia.
siamo mica qui a smacchiare i giaguari. Oh ragazzi, c'è un vento nuovo e non sono mica stato io. Ragazzi, lunedì Bersani ha detto: noi abbiamo vinto e loro hanno perso. Poi ha guardato negli occhi i suoi collaboratori e gli ha detto: oh ragazzi, non prendiamoci mica l'abitudine, eh? In tempo di guerra non c'era mica la salama da sugo per tutti. Porco boi, c'è mica a mettere qui i pannelli fotovoltaici alle lucciole. Ragazzi, le elezioni le abbiamo vinte perché prima avevamo perso le primarie. Ragazzi, abbiamo fatto le primarie, vinto Pigia Pia. Porco boia. Se perdi le primarie, poi abbiamo vinto. Siamo mica qui a rompere le noci a Cipe Cioppa, ragazzi. È la teoria dell'assenza. È la teoria dell'assenza. Fascino, è sparito per 3 anni. Porco boia, poi ha stravinto le elezioni a Torino. Sta roba qua, ragazzi. La butto lì. Se noi del PD andiamo in Austria a 15 anni, poi facciamo man bassa, ragazzi. Non è mica che la colonoscopia la fai con le telecamere di Canale 5. Oh, ragazzi. Bisogna rimboccarsi le maniche. Porco boia, c'è la criminalità organizzata qui e io mi rimbocco le maniche. C'è la disoccupazione, io mi rimbocco le maniche. Siamo mica a montare qui le tende a Lampedusa per portarci a letto le tedesche, ragazzi. C'è la corruzione nella pubblica amministrazione e io, porco boia, ho finito le maniche. Non è che se sei leader dell'opposizione deve averci anche le maniche come i rotoloni regina. Quando la gallina fa l'uovo te lo dice mica se ci brucia il culo, ragazzi. Dovete mica dirmi qualcosa, ragazzi. Siamo pazzi? Ripetete se avete il coraggio. Oh ragazzi, siamo mica qui a pettinare la stella cometa la coda. Sentite cosa ha detto? Bacaguer. Porco boia, ragazzi, lo volete capire che è cambiato tutto? Lo volete capire che 30 anni fa c'era il PC? Lo volete capire che 30 anni fa c'era l'Unione Sovietica? Ragazzi, ma siamo pazzi, ma 30 anni fa c'era Berlinguer che alle 6 del mattino portava l'unità davanti alle fabbriche, ragazzi. Noi adesso abbiamo Letta e Franceschini che le fabbriche non le trovano nemmeno col tom-tom. Oh, ragazzi, ma siamo pazzi. Ma noi prima c'avevamo dei leader che avevano dei maroni. Adesso i leader non ci sono più. Ci sono rimasti, ragazzi. In questi 30 anni c'è stata la televisione, oh ragazzi, la televisione ci ha sbalestrato. Porco boia, ma chi se l'aspettava? Altro che effetti speciali, altro che 3D. Per noi del PC l'effetto speciale era quando friggevamo la salamella alla festa dell'unità. C'avevamo gli occhiali con le goccioline dell'olio fritto. Era quello l'effetto speciale, il 3D. Il 3D dita di unto, ragazzi. Noi con la comunicazione non ci abbiamo mai capito una massa, va bene o no? Una volta era più facile, porco boia. C'era il manifesto del PC, la falce e il martello e vota comunista. O lo votavi o non lo votavi. Voi non sapete che razza di manifesto m'han fatta a me. C'è scritto la disoccupazione aumentata, c'è la mia faccia. Sembra che la disoccupazione sia colpa mia. Siamo mica qui a spalmare l'autana alle zanzare. Voglio trovare senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha.